Risposte concrete sugli scarti tessili, potenziamento delle infrastrutture viarie, ma anche riorganizzazione dei servizi sanitari sono alcune delle priorità per Prato, emerse nel confronto che si è svolto nel pomeriggio di oggi a Palazzo Buonamici tra il gruppo PD in regione e i rappresentanti delle istituzioni e delle categorie economiche e sociali del territorio nell'ambito del tour Priorità per il rilancio delle azioni del governo regionale, organizzato dalla maggioranza toscana in vista delle elezioni del 2020. Dare una nuova spinta alla nostra azione politica, amministrativa, fissando dei punti prioritari, trovando un nuovo rapporto con il territorio, con le associazioni, con i cittadini. E quindi provare a dare delle risposte. Il senso di questi incontri è quello di provare a spiegare alle persone non i progetti futuri, ma quello che concretamente sta già accadendo in regione. Mi riferisco per esempio anche a temi del commercio. Abbiamo approvato ieri ad esempio la nuova riforma sul commercio, che prevede grandi novità, compreso appunto i centri commerciali naturali e la possibilità di avere esoneri fiscali per le zone particolari, quindi uno strumento importante per i comuni. Presente l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, che ha fatto il punto sulle opere in fase di decollo. La terza corsia della A11, sappiamo che il procedimento è perfezionato, tenute anche opere connesse e funzionali importanti come il raddoppio del ponte Lam. L'altra opera di carattere locale ma importante per Prato è quella relativa alla declassata. Il 15 ci sarà la firma e il passaggio formale ad ANAS e quindi ANAS potrà procedere con le risorse che sono state messe a disposizione tra l'altro dal precedente governo.